La mia prima domanda è una domanda di Francesco Lanza ed è la seguente. Il mondo dell'informazione a larga diffusione tiene conto dei commenti alle notizie che vengono diffuse sui social network oppure questi ultimi vengono considerati come un ulteriore canale di broadcast? In un pezzo in cui si narra la storia o si fa la cronaca di un evento, è ovvio che non tieni conto dei commenti, ma in un pezzo di appoggio, in un pezzo appunto di approfondimento, noi teniamo conto dei commenti. Naturalmente tutto dipende poi dal tempo che hai a disposizione, da quante righe puoi scrivere, e questo è importante, insomma, il lavoro del giornalista tiene conto e deve tener conto anche di questo. Perfetto. Un'altra domanda che arriva da Andrea Santo, è: sei d'accordo con le politiche interne della RAI? A livello dirigenziale, credi che la RAI sia in linea con le altre emittenti internazionali? Da fuori si respira un'aria che fa sembrare che il TG sia sotto pressioni politiche. Ma questa è una vecchia storia, insomma, no, no, non è una critica alla domanda, è lecita, va benissimo, però è una vecchia storia. Le pressioni politiche ci sono sempre, dappertutto, e le politiche aziendali. Io sono molto fiduciosa rispetto a questo nuovo CDA, credo che possa e abbia già cominciato a fare molto, molto bene. Per quanto riguarda le pressioni politiche, beh, questo non posso dirti altro, esistono, ci sono, ma ci sono dappertutto. Chiarissimo. Proseguo con un'altra domanda di Francesco Lanza. Quanto incide nella scelta della news agenda di una testata il fatto che una notizia stuzzichi la morbosità popolare? Si parla ovviamente delle mode giornalistiche, che sono incentrate nella maggior parte su omicidi, scabrosi, diciamo. Beh, la cronaca negli ultimi tempi, ma per ultimi tempi, guarda, intendo davvero parecchi anni. Io seguo la cronaca, come forse voi sapete già, e la seguo da tanto tempo. La moda, per esempio, della cronaca, quella morbosa, quella dei pezzi fatti, rifatti, anche quando di particolari da raccontare ce ne sono davvero pochi, è iniziata tutta con il delitto di Cogne e quindi stiamo parlando veramente di parecchi anni fa. E la moda della cronaca, dei particolari morbosi, quella purtroppo io sono anche contraria, se mi chiedi il mio parere. Stuzzica, deve stuzzicare, comunque notizia deve stuzzicare, no? L'immaginario, la morbosità. Mi riferisco per esempio anche ad una, e non è soltanto cronaca, una notizia del giorno. Oggi si parla del topless di Kate e non ci sarebbe nulla di strano se non fosse Kate, o che comunque posso dirti: non si vede nulla, non ci sono immagini, non ci sono foto, eppure i nostri telegiornali sono pieni di questi servizi, no? Un'altra domanda che ti vorrei fare a proposito di questo aspetto è: secondo te, qual è, la causa? Nel senso, è una tendenza che segue gli interessi degli ascoltatori, dei telespettatori, oppure è stata causata proprio? Cioè, qual è il fattore primo, secondo te? Oppure i telespettatori sono più interessati a questi argomenti perché sono quelli più coperti, diciamo? Beh, direi o comunque ometterei un fatto se non dicessi che noi teniamo conto, ma tutte le televisioni, ma anche i giornali tengono conto ovviamente di quello che si chiama audience, lo share, la vendita dei giornali. Per noi invece sono numeri, e cioè sono le persone che sostanzialmente si sintonizzano con il tuo telegiornale, e noi teniamo conto di quello. E devo dirti purtroppo che la cronaca ha comunque uno share molto alto, ha un audience molto alta, quindi capisci che quando una notizia, in gergo tra virgolette, si dice tira, tu non puoi ovviamente non parlarne, e quindi forse anche i telespettatori, la gente vuole vedere, vuole sentire, vuole leggere di quelle notizie. Per fortuna non teniamo soltanto conto di quello, e poi in un telegiornale si parla di tantissime altre cose. Chiarissimo. Quest'anno al Festival del giornalismo si è parlato moltissimo di integrazione tra vecchi e nuovi media e del modo in cui effettivamente in TV si potrebbe portare, si potrebbero portare i social media e i commenti, non soltanto i commenti, anche suggerimenti piuttosto che smentite dalla rete. Pensi che ci possa essere un format effettivamente funzionale che integri le due tipologie di media?
Io penso di sì, poi comunque in un certo senso ormai si fa, per esempio si fa con gli strumenti, e adesso noi andiamo o seguiamo un evento con tecnologie, con mezzi completamente diversi rispetto a quelli che usavamo qualche anno fa. Adesso utilizziamo per esempio, lo facciamo con il nostro sito internet, ma lo facciamo anche nei nostri, li mettiamo anche, diciamo, questi contributi nei nostri servizi, quindi riferisco per esempio alle immagini, ai commenti che arrivano dai nostri ascoltatori, telespettatori che ci mandano dei filmati su internet che poi noi assorbiamo e mettiamo all'interno di alcuni pezzi. Non si può fare per tutto, non si può fare per tutti gli argomenti, quindi già comunque un po' si inizia. Si potrebbe fare molto di più, secondo me e a mio parere, cioè ci potrebbe essere una televisione molto più interattiva, ecco, se vogliamo dire così. Perfetto, in questi anni ormai si è venuta a creare una situazione per cui il giornalismo è visto come una professione difficile da poter intraprendere da sola, diciamo. Ci sono molti giornalisti che appunto affermano, ci sono stati vari casi poi negli ultimi mesi, giornalisti che affermano di non poter effettivamente mantenersi e sostenersi soltanto lavorando come giornalisti, anche perché molto spesso anche il modo in cui si viene pagati non è sempre consono. Cosa ne pensi e come pensi che evolverà questa situazione? Sicuramente la nostra professione è in crisi in questo momento, in crisi perché obiettivamente attira tantissimi giovani, siamo tanti e le possibilità di lavoro per una crisi che poi è una crisi un po', come dire, dell'economia, crisi mondiale, ma la crisi dei giornali, e questo è ovvio che incide poi sulla ricerca e poi sul lavoro effettivo, quello che riesci a trovare. E io però, siccome questa è una domanda, guarda, che mi fanno in tanti quando incontro i giovani, sono stata al festival del giornalismo di Perugia e molti ragazzi mi hanno fatto esattamente questa domanda. Io non mi sento, cioè, se dovessi dire, non mi sento di dire di scoraggiare, perché lo hanno fatto anche con me, ma io non ho dato ascolto no, a chi mi diceva di lasciar perdere, perché comunque non c'erano speranze, ma nemmeno 20 anni fa, nemmeno 15 anni fa. E allora posso dirti che bisogna seguire le proprie inclinazioni, bisogna seguire i propri sogni. Quello del giornalismo e del giornalista è un lavoro bellissimo. Io dico sempre che sono privilegiata, insomma, privilegiata perché sono stata e spero di continuare ad esserlo, testimone di molti di eventi importanti, testimone diretta. Quindi ho visto, ho toccato, ho parlato con la gente in situazioni veramente incredibili, in quelle situazioni che la gente può soltanto leggere sui giornali o guardare in uno schermo. Quindi io mi sento privilegiata e vorrei che chi davvero lo sogna, chi davvero ha questa voglia possa farlo e te lo auguro, senza tener conto di tutti questi commenti pessimistici, perché così non andiamo da nessuna parte, no? Chiaro. Abbiamo visto negli ultimi tempi, guardando le statistiche, che molto spesso la politica estera, ad esempio, o l'economia sono le sezioni meno curate, se così possiamo dire, sia di telegiornali che giornali. Anche nel modo in cui un giornale viene costruito, effettivamente, è l'ordine in cui vengono messe le varie sezioni. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, se la percezione che gli italiani hanno effettivamente della situazione economica e politica europea sia la stessa che hanno anche altri cittadini europei, in base ovviamente ai giornali che gli altri leggono. Beh, guarda Maria, su questo non sono molto d'accordo perché purtroppo, nostro malgrado, è un po' di tempo che parliamo anche tanto di economia. E, per quanto riguarda la politica estera, anche qui io penso che, cioè,
La politica estera, sai, in un giornale, faccio una premessa, comunque in un giornale e parlo per esempio del mio telegiornale, sai, dura 29 minuti, in quei 29 minuti devi un po' dividere, no? Devi cercare di, proprio come si fa una divisione, no? 2 minuti li diamo a quello, 2 minuti li diamo a quell'altro, e insomma a una notizia piuttosto che un'altra, quindi la politica estera ci avrà uno, due pezzi al massimo. È vero anche che ci sono poi delle situazioni, no? Nel corso, nei periodi storici in cui queste ripartizioni saltano, no? Si sbanca sostanzialmente perché poi succede Torri Gemelle piuttosto che l'arresto o la morte di Saddam o altre situazioni in cui poi ovviamente in un telegiornale ci sono 3, 4, 5 pezzi di politica estera. Per quanto riguarda l'economia, purtroppo ne parliamo tantissimo. Io penso che la percezione degli italiani, come quella dei cittadini europei sulla situazione economica, sia purtroppo, devo dire, è chiara. Anche oggi noi avevamo diversi pezzi di politica economica. Un'ultima domanda. L'anno scorso abbiamo visto Santoro allontanarsi dalla RAI e aprire praticamente una trasmissione autonomamente con altri mezzi e su altri canali. Quest'anno stiamo vedendo nascere il nuovo giornale pubblico di Luca Telese, che si è staccato dal Fatto Quotidiano. Cosa pensi di questa tendenza? Come pensi che andrà avanti? Pensi che effettivamente ci sarà spazio all'interno degli stessi canali, per esempio all'interno della RAI, per tutte queste figure, oppure ci sarà sempre più un esodo? No, io spero che ci sia, spero che il posto ci sia per queste figure e spero che non ci sia nessun esodo, perché è comunque sempre una sconfitta. Chiarissimo, quindi ultimissima domanda, cosa pensi delle numerose figure che si sono allontanate dalla RAI per trovare uno spazio dentro la Sette? Liberissimi di fare, ma è giusto così, se non si è contenti, se si pensa di poter fare meglio, in modo diverso, da un'altra parte, ma è giusto così, cioè, non se ne dovrebbe neanche parlare, va bene. Perfetto, va benissimo, Emma, io ti ringrazio veramente moltissimo per essere stata qui con noi oggi. Grazie a voi.